Thank you.
Grazie molto, buonasera a tutti. Gruppo Alboca, Alboca es el nombre de nuestro grupo, así también el nombre del instrumento que es tocado por Mr. Alan Griffin. Alan Griffin, que además de tocar la Alboca es el compositor de muchos de los temas que interpretamos, entre ellos estas dos danzas que hemos sonado, una Ego Aisea y la otra Iparaisea, que en la nuestra lingua, el euskera, el vasco, quiere decir la danza del sur, la una la prima, y la otra es la danza del norte. Hemos querido comenzar el concierto con estas dos danzas, un poco representando siempre el encuentro entre el sur y el norte. Dos conceptos que siempre tienen necesidad y sueño el uno del otro, sur y el norte. Zakiak lapurtzen zaizkidanakari Maiztara nahiak jauna gaute guneiztari Nolan da lau maiztarrok dezakete burra Beren eizale putzak denea den lurra Berena omen jauna zu omen lapurra Zu omen lapurra Orduan kapitaina hoto jau egidak Ez zabarrun gainetik maiztare izaria Lurpeko bisiera anaia guztia Lasai lo gendena, hilo nada su eta egin duzuena. Este irurak izarra harrapatu, behar duzue ezin baizik galdekatu. Maiztar berrikari, tabernan antxeziren zurrute janari. Lurraren sakonean ustudik berian
Grazie, esto era Lagua Nayak, ¿eh? Cuatro fratelli, la historia siempre antica de una que racconta siempre la historia de un pueblo muy antiguo también como el nuestro, el Vasco. Queremos llamar a un especial invitado nuestro hoy a este concierto, que es la persona, un vasco que habita a Italia dopo 20 años fa. Es nuestro singular embajador en Italia que nos muestra estas tierras, estas gentes, estas culturas. Un aplauso para él, Valen López de Munain. Valen López de Munain, que proviene de la provincia de Vizcaya. Nosotros cuatro somos de la provincia de Guipúzcoa. Valen viene de la provincia de Vizcaya, siempre esa rivalidad sana, pero rivalidad. Vamos a hacer una danza de la su provincia de Vizcaya, Arcudanza, siempre arranjada por el propio Valen.
Eccomi qua, buonasera a tutti. Finalmente un italiano perfetto, eh? Non questo itagnol. Ma aspettate un attimino che vedrete anche che il mio non è granché. Comunque sì, effettivamente sono quasi 20 anni che sono qua. Non qua, sono al nord. Si sta meglio qua, eh? O no? Sì. Bene, dai, abbiamo fatto questa danza, come ha detto Hoshan, e adesso invece vi faremo ascoltare, che già l'avete sentita prima, ma questa lingua, che è la lingua vasca, faremo una canzone, questa lingua che non si sa da dove viene, probabilmente non è venuta da nessuna parte, è nata lì dove, nel nostro paese, in questa piccola parte, nel Golfo di Guascogna, Golfo di Biscaglia. Una lingua antigua, come dicevo, antica, pre-indoeuropea, senza famiglie linguistiche, è rimasta sola. Però noi teniamo duro, eh? E vogliamo ancora parlarla e creare cultura con questa, con l'euskera, che è il nome della lingua vasca. Quindi per voi una canzone in vasco.
Moto, a la voce, a la guitarra, Xavi San Sebastián. Gracias. Planitzen niz bihotzetik, gaitza zer dudan ez dakit, dolore handi bateka ez nuke axolarik balitz erremederik bena ez duzu barberik mundu guzian bat baizik ene gaitza sendo dezakenik ura berant etxiturik hola nago triste turik.
al boca y flautas. Xavi San Sebastián, boche y guitarra. El pandero, el pandero. Juan Pochandorena, de Hernani también, Buzuki. Fisarmónica, Pochandoikochea, de Hernani también. Bueno, pues nosotros también es una oportunidad especial tener a Valen con nosotros, con lo cual nos gusta disfrutar también de un pequeño momento musical suo a solo. Y nos gusta escuchar en concreto un bello arrangamiento que hace de una melodía tradicional llamada Oñases, quiere decir dolore, dolore.
Allora un pezzo della parte nord del paese, i baschi, scusa per mi non italiano, della parte a nord dei Monti Pirinei, è una canzone contraddittoria, al comienzo parla di una persona che sta triste perché llega l'amore. E la seconda parte spiega che è un padre che sta triste perché sua figlia si sposa. Ho capito? Grazie. Lehen
Gracias.
Mr. Alan Griffin, a la boca. Gracias. El mejor sonatore irlandés de Alboca de todo el mundo. El mejor y el único. Gracias, José. Allora adesso faremo una canzone, no una canzone, due danze che sono la Rignari e il Fandango, un po', diciamo, potrebbero essere tipo la polca e la mazurka, insomma una danza in due, una in tre, non esattamente sono uguali però. E questa è una bella storia che hanno creato loro, è un brano che hanno intitolato Echeverria Tarrac, si capisce, no? Cosa vuol dire? O no? Allora, vuol dire in Casanova, però è semplicemente una traduzione, non è niente. Echeverria è un cognome molto usato in Paesi Baschi che vuole dire appunto Casanova. È un nome anche, un cognome che hanno adoperato moltissimo molti zingari de Razarrón in Paesi Baschi, specialmente nella zona di Navarra e Pirinei. E quindi è un piccolo omaggio anche a loro, perché no, e anche soprattutto due danze di fusione, diciamo che se fusionano un po' la danza flamenca e la danza, insomma la musica un po' flamenca e la musica basca. Quindi Echeverria Tarrac y Casanova. Thank you.
Grazie molto. Juanjo Chandoren al Buzuki. Xavi San Sebastián a la guitarra. Valen López, Valentín de Berriochoa, López de Munain Pradera. Mr. Alan Griffin. José Goikoetxea. José Antonio Goikoetxea Marichalar. Bueno, hoy tenemos otra sorpresa para la noche de hoy. No queríamos pasar la oportunidad sin provocar otro encuentro. Antes hemos dicho el del sur, del norte. Ahora más especialmente el sur, representado por esa gente que, la verdad, que para nosotros ha sido la gente que nos ha enseñado a amar a esta zona, la Puglia, la Murcia. Gracias a ellos hemos conocido esta tierra, esta cultura y la su música. Para nosotros la música al final es un canal de encuentro entre culturas, y para nosotros el canal más importante aquí en la Puglia ha sido esa maravillosa gente que es la gente del grupo Guarañón, con los que queremos hacer una pequeña colaboración la noche de hoy, si se animan. Un aplauso para ellos. María Mora Marco, Luigi Bolognese, por favor. Verdaderos sentidos del trabajo diario de la recuperación y el mantenimiento de las tradiciones. Es un labor que no tiene precio alguno en este mundo de la globalización. Un labor que no tiene precio alguno y un labor que apreciamos mucho al País Vasco a partir de las colaboraciones que hemos hecho discográficas. Vamos a intentar sonar un pezzo de la vostra tradizione con él. Y ya paro de parlare. Es un grande onore per noi veramente poter fare delle cose con loro, con questi musicisti eccezionali. E l'incontro effettivamente è nello spirito di queste cose, cioè creare questo momento in comune, perché la musica è anche strumento di comunicazione. Abbiamo preparato, no, effettivamente è abbozzato, proprio quasi improvvisato, una ninna nanna che una madre rivolge al proprio bambino, soprattutto con il pensiero di quando questo bambino diventerà grande e sarà in giro per il mondo. Sapete, quando i figli sono per il mondo e non danno quasi più notizia di loro, e allora questa donna che interpreta i segni della natura quasi per sapere che cosa il figlio sta facendo. Quando il vento soffia forte e ha seccato la menta del giardino, significa che è un cattivo segno. Così come quando l'albero dà tanti buoni frutti, insomma, significa che anche il figlio per il mondo starà sicuramente facendo qualche cosa di buono. Madonna Maia, manna mille mamma. Thank you.
Maria Moramarco, Luigi Bolognese. Con la tarantella, però prima di fare questa tarantella, questo incontro deve essere un incontro vero, e allora io ho segnato per te le parole del ritornello. Guarda. Ha ha ha, ho ho ho, con l'occhio metrmind, con l'ucore no. E li vogliamo aiutare. E beh, anche voi, dai. Ha ha ha. Ho ho ho. Con l'occhio mi tormenta e chi lo cora no. Come
Ringraziamo anche Roberto Caroppo per averci dato questa opportunità. Chi vuol portare un pezzettino di questa musica basca a casa, dopo il concerto potrà rivolgersi al signor Belen, anzi Balen, de Munain per comprare un po' di questa musica. Grazie. Thank you.
Ringraziamo l'amministrazione provinciale, l'amministrazione comunale di Sandonaci, l'assessore della cultura, dottoressa Antonella Vincenti, e vi diamo, così vi comunico, diciamo che io faccio anche un po' il messaggero della musica, e a Brindisi il 6 agosto c'è uno dei più importanti gruppi irlandesi, per chi vuole Kila, in Piazza Vittoria, per chi è interessato a partecipare. E grazie ancora a tutti voi e all'amministrazione di Sandonaci, grazie.